Coceria Sharada, siamo con Simone Castellani. Un grande stand, anche voi chiaramente grande affluenza, questa linea pelle quest'anno edizione Summer 2018 è veramente vincente. Sì, quest'anno sono soddisfatto di questo inizio, siamo a circa a metà dell'edizione ma ho trovato diverse conferme di quello che è stata poi la collezione. E la collezione è voluto proprio alle nostre spalle, credo, la novità che presentate qua a Milano. Sì, in effetti abbiamo puntato molto su articoli da pelletteria, un sistema di dare alla nostra clientela un prodotto già pronto per l'utilizzo senza la necessità di lavorazioni aggiunte, quindi per velocizzare tutto quello che è il processo produttivo delle borse. Anche voi tanti colori, ma soprattutto quali sono in maggioranza? In effetti i toni chiari del vacchetta, colori naturali, la tendenza sempre del bianco, che comunque sono colori della terra, in un certo senso sono quelli che sono stati abbastanza richiesti e devo dire c'è stato anche un apprezzamento in questo senso, sono soddisfatto. Abbiamo visto anche delle lavorazioni particolari, cioè delle pelli stampate a metà, cioè ce lo spieghi e poi insomma non voglio sapere i segreti industriali, ma una cosa che ha colpito ho visto. Sì, in effetti sono state apprezzate perché uniscono le due combinazioni tra lo scamosciato, che chiaramente è il nostro prodotto, e la variante o lucida tendente alla vernice o comunque opaca tendente o gommata tendente appunto a questa combinazione di due materiali. Sono piaciuti. Penso che anche questo rappresenta un'evoluzione del nuovo sistema di proporre l'articolistica, la manualità, che rappresenta poi il nostro comprensorio, la nostra filosofia. E c'è una necessità anche di collaborare con la clientela sempre di più, perché a volte siamo forse anche o sono anche troppo distanti in questo senso, quindi la collaborazione è la cosa secondo me in questo momento vincente, cioè stare tutti insieme. E per concludere possiamo dire che tutto questo conferma il Made in Italy della conceria italiana. Le grandi aziende, le grandi firme mondiali non possono che venire qui. Confermo questa situazione, perché c'è stato sicuramente negli ultimi anni, ma c'è stato un ritorno a quello che è la produzione nazionale. Di questo dobbiamo trarne solamente vantaggio, perché poi noi siamo l'Italia, prima linea, sì.